a essere in onda anche su Facebook. Benvenuto a tutti, per cui mi ripeto sempre, per quelli che volete seguirci solo in audio, potete andare su www.radioferitalia.it. Per quelli che invece ci volete seguire su Facebook in video, potete essere lì presenti, insomma. Gloria a Dio. Mary, hai Allora, iniziamo capito qualcosa? la parola di Dio, sì, con Proverbi capitolo 1 al versetto 7. Proverbi Un 1, versetto 7. almeno famosissimo. L'abbiamo messo in pratica nella nostra vita perché è parola di Dio, è il principio di ogni cosa per crescere sempre timorosi davanti a Dio. Allora, in Proverbi capitolo 1, versetto 7 dice proprio questo: il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Se tu hai rispetto di Dio, se tu hai rispetto della parola di Dio, perché timore non significa avere paura, ma rispettare, rispettare Dio, perché è quello che ci ha dato la vita, non un senso come paura, timore, come molte persone l'intendono, ma avere rispetto di Dio, di quello che Dio nostro Padre ci dice. Rispetto significa dimostrare a Dio che veramente ci teniamo a Lui. Questo significa timore, dimostrare a Dio che noi amiamo Lui veramente di cuore, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutto noi stessi, e sapendo che Dio ci vede sempre. Non facciamo come quegli stolti che dicono: tanto Dio non mi vede quello che faccio. No, Dio ti vede quello che tu fai, di sbagliato o di bene. Dio ti vede. Abbi quindi timore di Dio per crescere nella conoscenza. E la Bibbia dice: gli stolti però disprezzano questo timore, disprezzano la conoscenza di Dio e l'ammaestramento di Dio. Alleluia. E noi vogliamo essere di quelli saggi che crescono e prendono la conoscenza di Dio, perché non ci perdiamo con i suoi insegnamenti, ci guadagniamo con Dio. Amen. Grazie Gesù. Adoriamo assieme. Facciamo una preghiera. Padre, ti vogliamo benedire, ti ringraziamo per questo giorno e benediciamo questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, Signore, con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Adoriamo il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Lode a te. Kita sokotara.
cacciatore. Cercate le
l'Eterno è la sua forza. Salmo 105, verso 4. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate di continuo la sua faccia, ricordate le meraviglie che gli ha fatto, i suoi miracoli, i suoi giudizi, i giudizi della sua bocca. Voi progenie di Abramo, suo servo, o figli di Giacobbe, suoi eletti, egli è l'Eterno, il nostro Dio, i suoi giudizi sono su tutta la terra. Egli si ricorda in eterno del suo patto e per mille generazioni della parola che egli ha comandato, del patto che fece con Abramo e del suo giuramento che fece con Isacco, che confermò a Giacobbe come suo statuto e a Israele come un patto eterno, dicendo: io ti darò il paese di Canaan come porzione della vostra eredità. Quando non erano che un piccolo numero, pochissimi stranieri nel paese, e andavano di una nazione all'altra, da un regno a un popolo, egli non permise che alcuno li opprimesse, anzi punì dei re per amore loro, e disse: non toccate i miei unti, non fate alcun male ai miei profeti. Signore, tu ti ricordi del tuo patto, Signore, il patto nel sangue, il patto nella parola. E tu non permetti che nessuna cosa ci opprima, dice la tua parola, Signore. Non permetti che nessun diavolo abbia la meglio nella nostra vita, perché noi siamo nel patto del sangue di Gesù. Il sangue dice: non devi andare oltre, diavolo. E noi dichiariamo che tu sei il Dio del patto, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Nel nome di Gesù, che ci sia la presenza del patto stasera mentre noi ti adoriamo. Che nessun demone, che nessuna malattia, che nessuna infermità, che nessuna maledizione possa avere la meglio. In questo istante, nell'autorità del nome di Gesù Cristo, nell'autorità come ministro del nuovo patto, io dichiaro indebolito il piano del diavolo. Dichiaro fallito il piano del diavolo, dichiaro fallite le malattie del diavolo, nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore. Thank you.
regni per sempre, regnerai per l'eternità. E noi ti ringraziamo perché Alleluia. Tu sei il nostro Dio, ti riconosciamo il nostro Signore Amen. Della nostra vita. Grazie Gesù. Guida tu i nostri passi verso la tua parola e verso il tuo spirito, nel nome di Gesù Signore. Grazie Padre, Signore, con tutto il cuore Signore. E ancora benediciamo questa offerta che si fa per l'avanzamento del tuo regno. Vogliamo dare con il cuore nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore Gesù. Che bello nel sapere che tu sei qui, Signor Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Kiria tossa che avanti a ramasci. Gloria nel sapere che tu sei qui. Sentir la tua presenza in mezzo a noi, involti dal tuo spirito, viviamo nel tuo amore, la tua dolce presenza è tangibile. Messo qui un po' d'olio, vi invitiamo a prendere l'olio e faremo l'unzione dell'olio mentre Gioele ora canta Gli angeli sento cantare. Vogliamo sentire e vedere che gli angeli di Dio stasera vengano a casa tua, e mentre tu pratichi l'unzione dell'olio a te o ai membri dei tuoi membri della tua casa, possono gli angeli di Dio venire con coppe di guarigione direttamente a casa tua, nel nome di Gesù. Gli angeli sento cantare, Gioele. Gloria al Signore. Ora bascine vocorante rebassaida. Vogliamo la presenza di Dio e gli angeli che girano nelle nostre case. Tu cantare. Gli angeli
ravveduto. Sentire l'aiuto degli angeli, il tocco degli angeli. Grazie Gesù. Nella tua vita, nella tua casa, in questo istante, che coppe di guarigione vengono versate nella tua parte ammalata stasera. Nel nome vincitore, glorioso, poderoso, autorevole di Gesù Cristo. Il nome riconosciuto in cielo, in terra e sotto la terra, nel nome di Gesù, quel nome vittorioso, pieno di potenza, pieno di unzione, in quel nome che fa tremare ogni demone, ogni malattia, ogni maledizione, nel nome di Gesù, il Signore della gloria, della storia, Gesù il vivente, Gesù il vivente, colui che non vive tra i morti, colui che è presente quando due o tre si riuniscono nel suo nome, nel nome di Gesù. Ogni malattia sia sotto pressione, ogni infermità sia sotto pressione, ogni maledizione generazionale si spezzi nell'autorità del nome, del nome, del nome, del nome di Gesù Cristo. Gesù, il tuo nome è una storia. Gesù, forte rocca, chi tassa carrascina la banca rabassa. Chi sentiva il tuo nome sentiva speranza. Chi sentiva il tuo nome sentiva un futuro. Chi sentiva il tuo nome sentiva un futuro. Chi ta la so corrascia dalla vaina. Alleluia. Cadida la da nascita la da nascita. Alleluia.
Vogliamo prendere la Bibbia, fratelli, vogliamo edificarci per qualche istante assieme nel nome di Gesù. E poi vi ricordo di prendere l'olio e in una goccia d'olio assieme vogliamo pregare, vogliamo credere per un miracolo stasera nelle nostre vite, nelle vostre vite, e far sì che la presenza di Dio ci possa toccare realmente. Come promessa abbiamo aggiustato la sveglia, abbiamo caricato la sveglia, ora sta funzionando e siamo in diretta assolutamente. Bene, detto questo, stasera dovevo concludere con il tema vita da pecore, e dovevo fare l'ultima parte, la differenza tra le pecore e le capre, che farò la prossima domenica, perché oggi volevo concentrare la mia vita e la vostra vita sull'unzione dell'olio. Quindi credere per la guarigione, credere per un miracolo, credere per un tocco da parte di Dio. Quindi dopo che continueremo a pregare e dopo che spiegherò la parola, pregheremo per gli ammalati, pregheremo per i nostri bisogni, prenderemo una goccia d'olio e assieme tu la puoi mettere sopra tuo marito e i tuoi figli e pregare e credere un miracolo di guarigione, perché di questo parla la Bibbia. La Bibbia parla di miracoli, di guarigione. Noi ci vogliamo credere con tutto il cuore. Gloria a Dio. Allora, andiamo subito nelle scritture. Vi voglio parlare un po' che cos'è l'unzione dell'olio, perché non vogliamo che qualcuno magari capisca una cosa per un'altra. Vogliamo farvi capire che quello che facciamo è tutto prettamente biblico, scritturale, scritto nella parola di Dio, la Bibbia. Per cui
l'unzione dell'olio non è come ci hanno insegnato in alcuni contesti religiosi che si fa l'unzione, l'estrema unzione per morire. No, la Bibbia ci parla dell'unzione dell'olio per vivere, per essere guariti, non per dare un'estrema unzione che significa morire. Si ungevano gli ammalati per guarire, perché l'olio è la figura dello Spirito di Dio, è la figura della potenza rigogliosa di Dio che scende e che guarisce gli ammalati. Allora, la parola unzione, spesso sentite dire negli ambienti cristiani, se chi legge la Bibbia sente dire questa frase, l'unzione. La parola unzione, dall'ebraico mashash, significa, letteralmente vuol dire versare olio, strofinare con olio allo scopo di consacrare e mettere da parte per Dio. Quindi significa questo, consacrare e mettere da parte per Dio. Per cui nell'Antico Testamento si usava questa unzione dell'olio e viene menzionato nella Bibbia almeno 20 volte questa parola, l'unzione dell'olio. Nei tempi dell'Antico Testamento questo olio veniva versato sul capo del sommo sacerdote, sui suoi figli, lo usavano per aspergere nel tabernacolo, negli arredamenti, per consacrarli. Quindi quando si metteva dell'olio su qualcosa, su qualcuno, si consacrava, diceva questo fa parte, questo appartiene a Dio. È un po' come, sapete, nell'Antico Testamento, quando si parla che il sangue veniva messo negli architravi delle porte e Satana, il diavolo, il distruttore, non poteva entrare perché veniva consacrata quella casa, veniva consacrata a Dio. Così con l'olio dell'unzione noi consacriamo, cioè leggermi, chiudi quella porta cortesemente, quella della cucina. Quando noi mettiamo l'olio, quando si fa l'unzione dell'olio, è perché si consacra quella persona, si consacra. Se per esempio è malata, si mette l'olio, si consacra, cioè no, morte, tu ti fermi, perché noi consacriamo questa persona, la tocchiamo con la potenza di Dio e verrà guarita. Ecco perché a volte insegniamo pure che se ci sono case dove ci sono spiriti, dove ci sono demoni, è importante ungere anche le case. Perché? Perché nell'Antico Testamento, se andate per esempio in Esodo 25:6, prendete appunti, se vado veloce poi potete casomai vedere il video nuovamente e prendere ulteriori scritture. Esodo 25:6, Levitico 8:30, Numeri 4 verso 16, queste scritture mostrano che non solo l'olio veniva messo nel capo, nella testa delle persone per consacrarli, per appartarli, ma anche materiali come il tabernacolo, come gli indumenti, tutto veniva toccato con l'olio. Perché? Perché l'olio significava che dove arrivava l'olio, quelle cose venivano consacrate, venivano appartate. Per cui quando noi ungiamo d'olio gli ammalati è perché li mettiamo a parte, diciamo no, la morte non deve portare via queste persone. Quindi li ungiamo, li consacriamo a Dio per vivere nel nome di Gesù. Tanto è vero che in Marco al capitolo 6, al versetto numero 13, la Bibbia dice che Gesù manda i discepoli a predicare il Vangelo e dice Marco 6, 13, dice e scacciavano molti demoni e ungevano con l'olio molti infermi e li guarivano. Gloria a Dio! Quindi l'unzione veniva praticato dai discepoli, ma chi gli era insegnato ai discepoli a ungere gli ammalati con olio o a cacciare i demoni? Chi gli era insegnato? Il Signore Gesù. Quindi era una pratica dell'Antico Testamento, l'unzione dell'olio, perché come nell'Antico Testamento l'unzione consacrava le persone, appartava le persone, dicevano queste persone sono mie, quando noi ungiamo d'olio stiamo dicendo questa vita è mia, questa vita di mio fratello è sua, diavolo tu non la devi maltrattare, tu non la puoi toccare. Ecco perché pratichiamo l'unzione dell'olio. Poi non voglio andare oltre, ma se andate in Giacomo al capitolo 5, dal verso 15 in poi, troverete Giacomo che dice c'è qualcuno di voi che è ammalato? Chiami gli anziani della Chiesa.
e lo uncano d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, il Signore lo ristabilirà, se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Vedete, l'unzione dell'olio veniva praticata sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento, gloria a Dio. Ecco perché noi lo vogliamo praticare, questa unzione dell'olio. La cosa che voglio dirvi, in Isaia capitolo 10 al verso 27 c'è una scrittura che è tremenda. Il diavolo ha paura di Isaia 10 verso 27, perché dice testuali parole: in quel giorno avverrà che il suo carico, la malattia, l'oppressione, il suo carico verrà allontanato dalle tue spalle e il suo giogo dal suo collo, il giogo sarà distrutto dall'unzione dell'olio. Gloria a Dio, l'unzione dell'olio che noi facciamo per fede, che noi lo facciamo perché la Bibbia ce lo dice, l'unzione dell'olio si trasforma in unzione di olio, di Spirito Santo, di carica, di Spirito Santo che distrugge ogni opera, ogni malattia, ogni infermità. Dice il tuo giogo, la malattia a volte è un giogo. La Living Bible dice, Isaia 10, 27, dice: in quel giorno Dio porrà fine alla schiavitù del suo popolo, spezzerà il giogo della schiavitù dal loro collo e lo distruggerà come ha decretato. Dio ha decretato salute nella nostra vita. Ecco perché ungiamo d'olio gli ammalati, perché diciamo: questa persona appartiene a Dio, non appartiene al male, alla morte. Lo unciamo, lo appartiamo, lo consacriamo al Signore. La versione The Voice inglese di Isaia 10:27 dice: il suo giogo, la malattia è un giogo, la malattia non viene da Dio, viene dal diavolo. Isaia 10:27 dice, della versione The Voice: il suo giogo sarà rimosso dal tuo collo e il peso dal loro assalto e delle loro richieste evaporerà. E delle loro richieste evaporerà e sarai libero. Io voglio credere con te, stasera, che quanto ci ungeremo d'olio stasera, la malattia evaporerà. Piano piano la malattia lascerà i corpi ammalati, le cellule maledette evaporeranno a motivo dell'unzione dell'olio. Questo è un semplice olio di oliva, di quest'anno addirittura, ma l'olio rappresenta lo Spirito di Dio. E mi piace questa versione, dice il suo giogo sarà rimosso dal tuo collo, il peso del loro assalto e delle loro richieste, la richiesta dei demoni che vogliono fare morire le persone. Dice: la richiesta dei demoni evaporerà e sarai libero. Una bella notizia, mi diceva mia moglie poco fa, che la nostra consuocera che è a Napoli uscirà, quando uscirà Mary? Si suppone che questa settimana esce, perché non è più positiva al Covid-19, è stata guarita, era in fin di vita, ma le nostre preghiere, l'unzione dello Spirito Santo ha fatto, come dice questo, evaporare e sarà libero. Credi che mentre noi preghiamo stasera, mentre ungeremo le persone con l'olio, ci auto-ungeremo, perché siamo lontani, lo puoi fare anche tu. E come dice la versione The Voice, dice: il suo giogo sarà rimosso dal collo, il peso dal loro assalto e delle loro richieste evaporerà e sarai libero. Crediamo che evaporerà quella malattia, quella infermità, e la prossima visita medica il medico ti dirà: non c'è più la malattia, non c'è più quella cosa, e qualcosa se n'è andata via, è evaporata. Sapete quando cucini, quando prendi il coperchio, lo togli e evapora. Questo evaporare, la parola latina è vanus, vanità, deriva da vapore, vanus, è una cosa vuota che poi all'improvviso sparisce. La versione CEI di Isaia 10:27 dice: in quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo. Sapete, la Bibbia parla, quando dice che l'unzione spezza il giogo, le mucche nella terra di Israele avevano un giogo pesante sul collo, era fatto di legno, e questo giogo mentre lavorava era così duro, così pesante, che gli faceva del sangue a queste povere mucche. Allora cosa faceva il mandriano? Prendeva dell'olio con il grasso,
lo spalmava nel collo e nel trezzo del giogo, e il giogo diventava libero, quindi veniva lubrificato, e quindi non gli faceva più male a quell'animale. È quello che lo Spirito di Dio ci vuole trasmettere, è proprio che lo Spirito di Dio, l'unzione dell'olio, la simbologia dell'olio che viene posato sul capo, su una persona, veniamo consacrati per la vita, non per la morte. Ecco perché dall'Antico al Nuovo Testamento c'è questo messaggio di consacrazione, dalla morte alla vita, gloria a Dio. Quindi nella Bibbia il giogo è spesso associato alla schiavitù in tutte le sue forme, per esempio all'odio, alla depressione, all'amarezza, alla malattia, alla dipendenza, alla paura, alla disperazione. Questo è il giogo. Io non so qual è il tuo giogo oggi, ma se per fede con noi preghi nel nome di Gesù Cristo, allora il giogo sarà spezzato per la nostra preghiera, per l'invocazione dello Spirito Santo nel nome di Gesù. Quindi il giogo ha queste forme brutte di odio. Forse sei preso dal giogo dell'odio, forse non sei malato ma c'è odio nella tua vita. Forse non hai odio, ma hai depressione, il giogo della depressione, o forse dell'amarezza, o forse il giogo della malattia, o della dipendenza da qualcosa, da qualche vizio, da qualche tipo di, non so di che cosa, vizio dal più semplice al più complicato vizio che ci può essere. Oppure hai il giogo della paura, oppure hai il giogo della disperazione, che è il contrario della speranza. Prova a ungere i tuoi cari con olio. Se vedi nella tua famiglia ci sono problemi, ungili nel nome di Gesù Cristo. Non per forza malattia, ma se li vedi oppressi, depressi, se li vedi disperati, se li vedi con depressione, se li vedi con l'amarezza, col rancore, non aspettare che per forza deve essere una malattia fisica. Ma tutto ciò che è giogo, tutto ciò che è oppressione, tutto ciò che è depressione, fallo per fede nel nome di Gesù Cristo. Jim John Lake, quando mandava i suoi discepoli a guarire le persone, diceva: prendete un po' di olio, andate e portate guarigione alle persone e non ritornate fin quando non sono guarite. Io per mia abitudine, nel mio marsupio, ho una piccola boccettina di olio, perché non si sa mai. Io voglio praticare questo, gloria a Dio. So che non si usa più in tanti ambienti, ma chi vive nell'ambiente della Bibbia sa che l'unzione dell'olio è qualcosa di biblico, è qualcosa di reale, e che noi vogliamo fare stasera nel nome di Gesù. Io non voglio essere molto lungo nella predicazione di stasera, perché già penso che ho detto tutto per quanto riguarda l'unzione. Gioia, facciamo un po' di musica e ora ci ungeremo nel nome di Gesù Cristo. Mary, vieni. Gloria a Dio, pregheremo, crederemo per un miracolo. Ripeto, il gioco non è per forza la malattia. Il gioco può essere la disperazione, l'oppressione. Gloria a Dio. È stato in questa casa che abbiamo avuto l'olio qui. L'unica. Che cosa abbiamo fatto, Mary? Molti anni fa avevamo le chiavi di questa casa, di questo nostro appartamento che Dio ci ha dato, ma ancora non avevamo i soldi. Non eravamo proprietari. Eravamo in attesa di che la banca ci doveva dire di sì. Quindi non avevamo manco ancora i soldi. Siamo venuti in questa casa e lì nel muro dove c'è mio figlio Gioele, che suona il pianoforte, abbiamo preso un po' di olio e abbiamo consacrato questa casa a Dio. Detto: Signore, questa casa noi la consacriamo a Dio. Per questo, fratelli e sorelle, se siete in Cristo Gesù, se avete dei disturbi spirituali nella casa, demoni, rumori, consacrate la vostra casa con l'olio. Ma non è l'olio, attenzione, l'olio è la simbologia. Ma non solo la casa. Non solo la casa. Anche la... voi. Sì, l'abbiamo detto. Quindi l'olio non è semplicemente l'olio. L'olio è per stimolare la fede. L'olio è per stimolare la fede. Perché noi se vediamo qualcosa allora abbiamo più fede. Allora l'olio... Poi siamo aggrappati più che altro, scusa, alla scrittura, quando i sacerdoti... Sì, infatti l'ho spiegato, sì. Questo. E poi... abbiamo avuto
Dio ci ha ispirato di fare così con quell'olio. Sì. Abbiamo fatto questo stanza per stanza, ti ricordi? Sì. È da 17 anni che, grazie abitiamo a Dio, Dio ce l'ha data poi. Abbiamo fatto il mutuo, l'abbiamo pagato prima dei tempi, come avevamo detto, abbiamo dichiarato. Non ieri sera lo raccontavo agli studenti della Germania come Dio, al posto di farcelo pagare in 15 anni, in 15 anni l'abbiamo pagato in 7 anni. 7 anni, perché abbiamo creduto per un miracolo economico. Abbiamo consacrato questa casa con l'olio. Ripeto, no, la potenza non è nell'olio, ma nella fede. Ecco perché Giacomo dice: e la preghiera della fede salverà il malato dopo che si è unto. L'unzione stimola, perché noi abbiamo bisogno a volte di stimoli. E quindi quando vediamo l'olio, che cosa pensiamo? Allo Spirito Santo. Quindi l'olio si unge per consacrare. E vi ho detto, vi ho dato anche i riferimenti biblici, si consacravano persone, si consacravano arredamenti, il tabernacolo. Tutti gli utensili del tabernacolo si uscevano vestiti. Ieri sera ho raccontato alla sorellina Rosy Barletta, che sta ascoltando, la sua famiglia dalla Germania, nell'Opino, Arca di Pane. Stavo raccontando come il Signore ci ha procurato quei soldi in un modo miracoloso, di come il Signore ci ha fatto pagare il mutuo al posto di 15 anni, in 7 anni, come abbiamo dichiarato. Mi sembrava impossibile all'occhio umano, sembrava impossibile anche quando lo dicevamo, come quando lo dicevamo in 7 anni abbiamo detto che il Signore ce lo fa pagare, ma abbiamo dove, pregato che dove dovevano arrivare questi soldi, ma dove? Però non sappiamo dove arriveranno questi soldi. E poi Dio, quell'anno stesso che facevamo 7 anni meno 2 mesi, cioè, perché abbiamo finito di pagare, noi facevamo 7 anni precisamente a settembre, Dio ci ha fatto pagare a luglio, anticipato 2 mesi, quando quella famosa persona non voleva più, ci avevamo fatto una promessa, un aiutarci in certe situazioni, e Dio dal prossimo mese ha provveduto saldandoci completamente il mutuo, perché noi avevamo consacrato quella casa. Gloria a Dio. Dio ce l'ha fatto pagare. Gioia, infatti, quando ti ricordo, abbiamo qual detto a quella persona: non ti preoccupare, già è stato saldato. Quella ha detto: come è possibile? Come è possibile? Gliel'abbiamo sbattuto dolcemente nella faccia, il mutuo è stato estinto nel nome e nel nome e nel nome e nel nome di Gesù Cristo. Siete pronti con l'olio? Gloria a Dio. Dio può ogni cosa, sappiate soltanto questo. Quando voi non sapete dove sbattere la testa, Dio è il momento che Dio opera. Sbattetelo nell'olio. Nella parola. Sbattetelo, che non vi farà male, vi farà solo bene. Alleluia. Nel nome di Gesù. Alleluia. Mary, io ungo a te, tu ungi a me, e ci ungiamo nel nome di Gesù Cristo per salute divina, guarigione divina, miracolo divino. Siete pronti, fratelli? Gioia, cantiamo. Protezione divina. Protezione nelle vostre case, nelle vostre famiglie, sul vostro lavoro. Se avete un lavoro, ungete d'olio il vostro locale, non lo so, la vostra macchina, non lo so che cosa, dove Dio ti porta a ungere, ungete con olio, nel nome di Gesù. E non vi preoccupate per le persone, per quello che dicono, non vi preoccupate. Lasciate perdere i predicatori che mangiare pazzia. Benvenuti nella clinica di Dio, nella clinica della pazzia di Dio. Alleluia. Nostre mani mentre adoriamo.
Cristo. Ungete di olio nel nome del Signore Gesù Cristo. Ungete i vostri mariti, figli, chiunque vicino a voi, ungeteli nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, fulminiamo ogni opera del diavolo, sgridiamo ogni opera del diavolo, malediciamo ogni opera del diavolo, che ogni opera satanica muoia in questo istante, nel nome di Gesù. Mentre mia moglie unge a Gioele, pure a Jeremy, nel nome di Gesù, con l'olio, ungete di olio in questo minuto, nel nome di Gesù, sgridiamo ogni opera satanica, ogni opera occulta, ungete le vostre case. Ungete i vostri figli nel nome di Gesù, ungete ogni cosa della vostra casa dove sentite che dovete ungere, fatelo, fatelo per fede, fatelo senza paura, fatelo con pazzia, nel nome di Gesù, per la potenza di Gesù, per il sangue di Gesù, per lo spirito di Gesù, gloria al tuo nome. Cantiamo Gioele, alleluia, nel nome di Gesù, ogni cosa sia unta, ogni cosa sia unta, gli angeli vengono, nel nome di Gesù Cristo, Spirito Santo opera, grazie Padre, Spirito Santo opera nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, angeli del Signore, ora, alleluia, con grande potenza, scaravendo ogni demone, scaravendo ogni opera occulta, sia diroccata ogni opera satanica, sia diroccata ogni opera satanica, sia diroccata ogni opera satanica, sia diroccata ogni opera satanica. Esci nel nome di Gesù, Satana, vai via nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, vai via Satana, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, per la potenza di Gesù, per il sangue di Gesù, per lo spirito di Gesù, vai via nel nome 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 di Gesù. Stasera, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù, Dio cambierà, Dio cambia ogni referto medico, ogni referto medico lo capovolgerà, lo capovolgerà, nel nome di Gesù annulliamo ogni dichiarazione medica, tutto ciò che è stato scritto dai medici sia cambiato nel nome di Gesù, perché Dio cambia regole, regolamenti, prassi, dichiarazioni mediche, che siano cambiati in miracoli, che siano cambiati in strategie divine, nel nome di Gesù Cristo rifiutiamo ogni dichiarazione medica e noi accettiamo la dichiarazione del grande medico Gesù Cristo, che ha detto che per le sue lividure noi siamo stati guariti, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. 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 Grazie Alleluia. Gesù. Grazie, gloria, Padre. Gloria, gloria, Alleluia. Gloria. Se qualcuno in un modo miracoloso è stato guarito istantaneamente, fatecelo sapere perché vogliamo gioire con voi. Se non avete avuto una manifestazione fisica urgente subito, state fermi nella fede. Continuate a dichiarare la parola di guarigione nel vostro corpo e fatecelo sapere, perché a volte la guarigione può essere progressiva, a volte istantanea. Amen? Amen. Bene, Dio vi benedica, ci vediamo giovedì sempre alle 18:30, sempre su Radio Fede Italia e su Facebook. Dio vi benedica, pace a tutti voi.